come da tradizione, anche per la stagione 2023 Bürstner presenta una gamma vasta e molto ben assortita, dove ovviamente non mancano i semi integrali con letto basculante. Non dimentichiamo che è stata proprio la casa tedesca nel 2009 a riportare in auge questa soluzione. Ed ecco dunque la serie Liseo TD Privilege, che raggruppa vari tipi di semi integrali con basculante. Noi abbiamo testato il Liseo TD 680 Privilege, che propone uno schema abitativo che certo non è classico, ma è sempre più apprezzato sul mercato europeo, quello con la zona servizi in coda. Uno schema pensato essenzialmente per due persone, anche se questo mezzo è omologato per quattro persone. Siamo di fronte a un camper dalle forme dinamiche, nonostante l'altezza arrivi quasi a 3 metri. Il cupolino si raccorda molto bene alla cellula abitativa e incorpora l'oblò panoramico. A rendere piacevole la fiancata ci pensano anche le finestre, che sono a filo carrozzeria. Non potevano mancare le gradevoli ruote in lega, per le quali però si paga un sovrapprezzo. Piuttosto tradizionale e poco attrattivo invece il posteriore. Il Liseo TD 680 Privilege ha una lunghezza di 689 cm, una lunghezza media dunque, così come è standard la larghezza di 230 cm. La base meccanica è quella del Fiat Ducato, con il motore 2002 da 140 cavalli in grado di assicurare prestazioni soddisfacenti, mentre per chi desidera qualcosa in più sono disponibili motori più potenti. A differenza di molti camper di questa lunghezza, non è stato scelto il telaio con passo da 380 cm, ma quello con passo lungo da 403 cm, che riduce lo sbalzo di coda, ma rende leggermente meno maneggevole il veicolo nelle curve a raggio ridotto. La base meccanica è dotata di climatizzatore cabina e cruise control, oltre a sistemi di sicurezza come ABS, ASR, ESC, Traction Plus e due airbag anteriori. Sono di serie gli oscuranti cabina presettati di tipo scorrevole. La cellula abitativa è realizzata con pannelli sandwich rivestiti esternamente in alluminio, con l'utilizzo della vetroresina solo per il tetto e il fondo del pavimento. Notiamo le bandelle sottoscocche in alluminio. Sicuramente degna di nota è la presenza di un doppio pavimento tecnico con intercapedine riscaldata, pensato per garantire un miglior isolamento termico durante la stagione invernale. Nella zona posteriore del veicolo è ricavato un gavone. Le sue dimensioni non sono certo ridotte, anche perché una parte può essere trasformata ricavandola tutta altezza. La larghezza di questo gavone è però piuttosto limitata, quindi lo spazio disponibile in realtà è inferiore rispetto ai classici vani garage. Ma questo è un limite comune anche ad altri camper con questo schema abitativo. Il vano di carico in realtà può essere considerato sufficiente se pensiamo che un veicolo come questo è indicato per un equipaggio di due persone. E qui un paio di biciclette le possiamo tranquillamente inserire. Per accedere al vano di carico è previsto uno sportello sulla fiancata destra e un secondo sportello a tutta altezza sulla fiancata sinistra. Ma attenzione, c'è anche uno sportello scorrevole di comunicazione tra vano di carico e abitacolo, cosa non comune e sempre molto utile. Il vano di carico è riscaldato da due bocchette provenienti dal sistema centrale di riscaldamento e presenta dei ganci per il fissaggio del carico e una presa elettrica a 220 V. Per salire nell'abitacolo è previsto un gradino integrato nel pianale, è un gradino estraibile elettricamente. La porta è a larghezza maggiorata, quindi molto comoda, però è considerato un optional la versione premium della porta, con finestra, cesto porta rifiuti e zanzariera scorrevole. Il sistema di riscaldamento è di buon livello perché possiamo contare sulla potente stufa Truma Combi da 6000 watt di potenza, che ovviamente provvede a riscaldare anche l'acqua di lavandini e doccia.
La combi è abbinata al comando digitale CP Plus. All'esterno del veicolo possiamo osservare lo sportello tecnico in fiancata, che raggruppa in maniera pratica il bocchettone di carico e di pulizia del serbatoio dell'acqua e la valvola di scarico della combi. Il serbatoio dell'acqua potabile è da 120 litri, mentre il serbatoio delle acque grigie ha una capacità di 90 litri. Il serbatoio delle grigie non è inserito nel doppio pavimento e di serie non è isolato e riscaldato. Ma a questo punto diamo un'occhiata all'abitacolo, perché è proprio nell'abitacolo che sono raggruppate alcune delle caratteristiche più salienti di questo camper. Lo schema abitativo prevede sostanzialmente tre zone. Nella parte anteriore abbiamo un grande living e il letto basculante. Al centro c'è la cucina e nella zona posteriore è ubicato il bagno. Entrando dalla porta d'ingresso si percepisce una piacevole sensazione di spazio, perché viene adottata la soluzione della dinette face to face, quindi con i divanetti posti lateralmente e la cucina adagiata alla parete, seguendo uno schema lineare molto aperto e arioso. Una sensazione che viene esaltata sia dai molti elementi chiari dell'arredo, sia dalla buona luminosità data dalle finestre laterali e dall'oblò nel cupolino. Gradevole e funzionale la parete attrezzata posta accanto alla porta d'ingresso, che ingloba il vano per la televisione. Sul pavimento si nota una botola che consente l'accesso a un vano di stivaggio non particolarmente profondo, ma molto esteso. Possiamo inserire delle scarpe o anche la scaletta del letto. La zona pranzo e relax è ampia, possiamo contare 6, forse anche 7 posti a sedere, comprendendo i sedili girevoli della cabina. Il tavolo può traslare nelle due direzioni. Ha una notevole superficie perché può essere ampliato a libro. Se al momento del viaggio a bordo ci sono 3 o 4 persone, occorre trasformare i divanetti in posti fronte marcia. L'operazione non è complessa e le poltrone che si realizzano sono comode. Nonostante questo non sia un mezzo pensato per un equipaggio stabile di 4 persone, la dinette può essere trasformata in un letto matrimoniale. L'operazione non è complessa, noi ci abbiamo messo meno di 2 minuti. Occorre abbassare il tavolo e inserire dei cuscini di prolunga che trovano posto nel gavone posteriore. Ma ovviamente il letto principale è il matrimoniale basculante che scende sopra il living con movimento elettrico. Il letto può essere posizionato a diverse altezze, può scendere anche molto in basso, tanto che può non essere necessario l'uso della scaletta. Chi dorme nel basculante può godere dell'aerazione naturale offerta dall'oblò ad uso diretto e dall'oblò inserito nel cupolino. Il basculante abbassato ingombra solo in minima parte il vano porta, quindi non è preclusa l'entrata e l'uscita. All'occorrenza, 2 persone possono dormire nel letto basculante superiore e altre 2 persone nel letto inferiore realizzato trasformando la dinette. Vediamo ora com'è fatta la cucina, ma già ad una prima occhiata possiamo capire che il giudizio complessivo sarà positivo. Le forme sono gradevoli, ma soprattutto il piano d'appoggio è notevole, potendo contare anche sulla mensola rotante che si ricava dal coperchio del lavello. Ben rifinita, la cucina è attrezzata con un fornello a 3 fuochi ben arretrato dal bordo e un supporto a parete per varie attrezzature e per inserire le cialde del caffè. Lo spazio di stivaggio è abbondante, abbiamo infatti a disposizione 2 generosi pensili, 4 cassetti e un ampio vano chiuso da 2 sportelli. Il frigorifero è sulla parete opposta, accanto alla porta d'ingresso. È un modello Thetford a sviluppo verticale con cella freezer interna. L'unico vero difetto della cucina è l'assenza di un oblò ad uso diretto. Per finire, analizziamo il bagno, che è sicuramente uno dei punti d'eccellenza dell'Iseo TD 680 Privilege.
occupa tutta la zona posteriore del veicolo e offre spazi ampi, e quindi ben sfruttabile anche come spogliatoio. Il WC a tazza orientabile è accanto al lavabo, un lavabo dalle forme piacevolmente moderne, sotto cui è posto un vano per lo stivaggio. Altri vani di contenimento per piccoli oggetti sono nell'armadietto posto in alto. Il box doccia è inserito in una nicchia ed è di buone dimensioni, anche se risulta un po' scomodo il gradino sulla base. Utili le tasche a parete che consentono di appoggiare flaconi di shampoo e bagnoschiuma. Il piatto doccia ha due fori di scarico. Il vano toilette è aerato da un oblò a tetto e un secondo oblò a tetto è inserito nel vano doccia. All'interno del bagno è collocato anche l'armadio, che è posto sopra il vano di carico. Aprendo le due ante a specchio si può sfruttare uno spazio notevole per riporre i vestiti. C'è una zona dedicata ai capi appesi, ma ci sono anche mensole per gli indumenti piegati e due cassetti. All'interno del bagno troviamo anche lo sportello di comunicazione col garage.